eccoci per il gran finale. So che è un appuntamento molto atteso, anche perché nella mia, per esempio, personale esperienza di giornalista non mi è davvero mai capitato di avere tutti questi governatori delle banche centrali tutti insieme. Guarda, se me l'avessero detto qualche anno fa, quando ho cominciato, ero poco più grande di voi quando ho cominciato a fare questo mestiere, avrei detto, ma figuriamoci quando mi capita. E invece, Andrea, e invece succede. E io, come ogni giornalista che si rispetti, devo dirvi, sono anche un po' emozionata. Mi piace l'idea che finiamo con questo breve, vi assicuro, non sarà lunghissimo, scambio di vedute con cinque persone che si vedono per i fatti loro molto spesso, ma che tutti insieme su un palco con questa platea straordinaria non si erano mai visti. E allora io li invito sul palco uno a uno, cominciando da Pablo Hernández de Cos. Glasnost, Olanda. No, io ve l'ho detto ieri, cioè voi avrete avuto straordinarie esperienze come governatori. No, you had such great experience, but you never had such a welcome, an audience that welcome you like if you were a rock star. Allora, e adesso la Francia, François Villeroy de Gallo. Il nostro governatore, Ignazio Visco. Dove sta in Italia? E davvero, non perché mi piace conquistare la platea, ormai ci conosciamo da 3 giorni, siamo praticamente parenti, però prima di cominciare, io vorrei, se siete d'accordo, fare un piccolo applauso noi a questi ragazzi che sono stati così bravi, intelligenti, comprensivi e stimolanti. Quindi applauso a voi. Allora, in ordine, facciamo prima una domanda, e tanto sono uguali per tutti. Cominciamo da destra per finire con Glasnost e poi ricominciamo in quest'altro ordine. Avete tutti, sì, la cuffia per sentire. Bene. In questi giorni, e ormai da qualche tempo, si discute molto del fatto che per le nuove generazioni il senso del lavoro non è quello che è stato anche per la mia generazione, per la vostra generazione. L'idea di lavorare magari dalle 8 del mattino alle 9 di sera, se ti piace un lavoro lo fai con passione, però l'equilibrio tra lavoro e vita per le nuove generazioni è sempre più importante. Allora, cominciando dal governatore della Banca di Spagna, che effetto vi fa vedere questo cambiamento? Pensate che sarà un cambiamento strutturale o è temporaneo? E che consiglio date a chi magari vuol cominciare a lavorare adesso e dice sì, però io più di un certo numero di ore non le faccio? Well, I'm not sure I'm the best person to answer this question. I'm not sure I've done very well with the work-life balance in my personal case. But anyway, let me try.
No, I think, we are here mainly because we think that financial education is important. And I could say one of the main reasons why we think it's important is because we want to teach people that there are trade-offs in lives. Okay, so when you make a decision, you have to take into account what are the benefits of that decision, but also you have to take into account the cost of that decision. And that would be, for me, the main advice to people, to citizens, and in particular to students. No? When you decide to work more and study more, then you will have a better wage. That's obviously there, I mean, in all the statistics that we have. And if you decide otherwise, then, of course, the consequences, and you have also to suffer the consequences. So I have two daughters. One is 13, the other one is 15. And maybe I'm a bit biased, but this is the main message that I'm giving to them, so that there is a trade-off there, and what they do will condition absolutely what they will get in the future. Grazie. E qual è l'impressione che lei, Villeroy-de-Galo, ha quando sente dire che appunto è cambiata il desiderio, l'intensità, che le nuove generazioni vogliono un miglior bilanciamento tra qualità della vita e lavoro? First, I don't like this idea that the new generation wouldn't want to work or is less committed to work. I think this is about nostalgia. It's not true. You are committed differently, which is more interesting. But I hope and I believe you are interested in work. You are perhaps more sensitive to the balance between, as Maria said, professional life and family life. Fair enough. I am sensitive too. I will tell my private life a bit, as Pablo did. I'm lucky enough to have one wife since 41 years, 5 children, and yes, I am nonno, grandfather, with 12 grandchildren already. 12? 12. Oh, you gave a lot to demography in France. Yes, yes, yes. 12. No, this is about European dream. We can be demographically expensive. But, grandchildren. And I had the impression always to find this balance, helped by my wife. So it's possible to have a balance between a real commitment to work and family life. Both of them are important. Having said that, I mentioned differences, perhaps three of them. The first one was mentioned by Pablo, more qualified work, hopefully for you, and this is linked to studies, knowledge. Second, home working, and this is a revolution which was strongly accelerated by COVID, by the pandemic. Nobody expected it. In 1 week, we thought it was an accident. It was a structural revolution. And we all have to adapt. And third, I said earlier about your aspirations, that you want purpose, you want values, you want to know not only whom you work for, but what you work for. I think this is positive, and we have to give answers. But I see no signs of less commitment to work. Again, it's not only a hope, it's a conviction. Governatore, come tutti noi, anche lei legge i quotidiani e negli ultimi mesi sono aumentati molto i commenti, gli articoli sul fatto che le nostre aziende cercano dipendenti e non li trovano, perché una delle ragioni è che le persone, per esempio, sono più interessate a un bilanciamento tra la vita privata e la vita lavorativa. Che consiglio darebbe, se questo è, come dire, un principio di massima, ai ragazzi che cominciano a pensarci a questa divisione? Che consiglio darebbe, anche sulla base della sua esperienza? Perché credo che per lei il work-life balance sia stato un po' complicato. Cominciamo da dire che questa non è una questione nuova.
I will speak in English or do you want? No, no, italiano. I'm sorry for you. È ancora più facile. Non è una questione nuova. Nel 1930 Keynes, che è un grande economista del secolo passato, prevedeva che 100 anni dopo si sarebbe lavorati 3 ore al giorno. Perché il progresso e i cambiamenti erano tali che effettivamente per garantire un tenore di vita sufficiente e i bisogni fondamentali sarebbe bastato lavorare 3 ore. Ora ciascuno di noi lavora non solo 8 ore normali ma anche molto di più e quindi forse noi non siamo quelli più adatti a dare un consiglio sul bilanciamento. Ma Keynes si sbagliava per un motivo di fondo, che il lavoro non serve soltanto a garantire i bisogni fondamentali, serve anche a realizzare se stessi. E ci sono molti modi di realizzare se stessi. Voi avete un grande vantaggio rispetto a noi, potete realizzarlo in ogni luogo. Grazie alla digitale e così via si può, e grazie al tipo di lavori che si fanno adesso, si può effettivamente bilanciare molto di più la propria esistenza lavorativa con quella affettiva, familiare, di interessi. Però io credo che ci sia un punto fondamentale. Il primo punto fondamentale è che noi vogliamo essere realizzati. Per realizzarci dobbiamo in questo momento essere straordinariamente curiosi, interessati, capire che cosa succede. E per farlo non è che uno lo fa perché è ispirato, anzi come bisogna lavorare sodo nonostante tutto, anche lavorare su se stessi. Come diceva Thomas Edison, anche per il genio hard work is necessary. E diceva anche che per il genio in realtà è 1% inspiration e 99% perspiration, che vuol dire che sudare, che bisogna sudare per realizzare se stessi. Quindi indipendentemente da quanto uno lavora in un particolare ambito, in realtà la sua vita deve essere una volta a realizzare, e realizzare vuol dire lavorare anche remote, if you want. Sì, ma vedete che c'è un filo conduttore, no? Vi ricordate il primo giorno quello che ci hanno detto Luca Maestri prima e poi anche Andrea Orsel, parlando per esempio della finanza? Si può lavorare tanto, ma se uno lavora tantissimo, per esempio nella finanza, solo con l'idea di fare soldi, può reggere un anno, può reggere 2 anni, ma alla fine non ce la fa. Quello che ti fa andare avanti è il fatto, non dico di divertirsi lavorando, ma di fare un lavoro per cui al mattino quando ci si sveglia si ha voglia di andarci. Ed è veramente il miracolo della vita, non del tutto, ma una buona parte. In Olanda noi ci abbiamo, noi mediterranei, abbiamo l'idea, no, che voi nordici alle 5, per usare l'espressione italiana, no, mettete la penna sul tavolo e ve ne andate a casa e alle 6:30 si cena. Quindi il vostro work-life balance è perfetto. È così? Well, that's very hard to generalize. I would say we have short lunches, so that also helps. Not like Spain. But I guess the real answer to your question is, of course, that work today is much different than it used to be. Right? I mean, you don't measure productivity anymore from going to work at 9 a.m. and what you do until 5 p.m. and then go home and have a slightly earlier dinner, I must admit, than in the Netherlands than in Italy. But let me make two sort of tangential comments on this work-life balance. First of all, you're all extremely young, but sometimes it helps to start reasoning from the very end of it. Your generation will probably not retire until, let's say, 75 or an age like that. So what does it mean? That you have a fairly long work life still ahead of you, and you want to be fit, right? You want to be fit to be productive, to have sort of personal satisfaction from a job that indeed aligns with your personal preference, that makes you happy in the morning. And in my view, that means that at the very beginning
of your career, it's extremely important that you invest in yourself. And that part of the sort of approach to work is not only doing the job that you have to do, but yet you also think about lifelong learning and learning on the job and not stopping your education after you left school, but make sure that you do enough things at the beginning of your career in which you're good, because that's why you want to do it, but also in which you tend to learn new things again. That you, the focus should probably be more on moving horizontally than already from day one in your job being extremely focused on making that career vertically. You will have 50 more years to think about vertical steps in your career. So I think it's really important, particularly when you're young, that you continue to invest in yourself. Yesterday I got queried a lot on investment in cryptos, et cetera, et cetera. Well, I can tell you there's a much better investment than in any financial asset, and that's the investment in education. Luckily, luckily, we cannot monetize everything in life, but if we could monetize the return on investment in education, it would be a much higher return than on any financial asset I would posit. Secondly, we also had a panel yesterday on diversity. Yeah. Right? I think it is also pretty important that if you want to provide more equal opportunities also for females, that we have to think through what is an optimal approach to, let's say, family care. And that within relationships there is equality and that family care is also equally distributed. In that sense, the Netherlands has not been such a very good example, I should say, because in the Netherlands for very long we had this 1.5 income earner habit. Mm. That sort of male and female, the man and wife, they both started the work, but as soon as there were children, then it was more or less automatically assumed that the women would cut back her working hours, that the man would continue to work full time. Same in Italy. Yeah. Well, and that I think is not good either. It has to do also with the way in which childcare and etc. education is organized. In the Netherlands, the schools close already at 3 p.m. in the afternoon. So what do you do? Well, then you have to think about a solution. I have for long been arguing that we should actually have more of the French system, where I understand that the schools are responsible to take care of the kids at least until 5:30 p.m. But that I think is also something. If we really want diversity, it doesn't only impose things on, let's say, female behavior, but clearly also on male behavior to have sort of equal treatment and equal opportunities within a young couple. Ecco, siccome l'argomento interessa sia Villeroy de Galo che vogliono intervenire. Prego. No, can I add two sentences following what Ignazio and Klaas said? First, this is a deep economic truth. In the long run, work is the only way to create growth and wealth. There are no easy gains, quote unquote, which are sustainable. Be it public debt for free, be it monetary creation, be it cryptos and investments, and these are very different realities. But there is no easy gain which is sustainable. And it's a deep economic truth. I find it also a very useful human lesson. Growth, wealth, progress is linked to our work, to our human effort. But believe me, it's the most deep economic truth. Second, on diversity, we are four men on this stage, which is our collective limit. We can make progress in the Governing Council, but let me stress one thing we should be aware of. When we are together in Frankfurt or in Amsterdam last week, we work under the presidency of Christine Lagarde, and one of the very important responsible of the ECB board is the German Isabel Schnabel, who is in charge of market operations. So we can still make progress, but don't believe that we are only men. It's good that you remember. Fa bene ricordarlo, e tra l'altro
come dire, adesso dovremmo evocare Christine Lagarde, averla qui sul nostro schermo per sentirci anche un po', appunto, gender parity equal. E a proposito di quello che abbiamo detto, yeah, Pablo Hernandez? Two comments, one following class, no, on this issue of diversity. We have also to be very careful with the changes, no, that we are observing in working, and in particular, for example, on teleworking. We have already some evidence that teleworking is increasing the problems on diversity, because when families, parents, stay at home, most of the work still is done by the mothers. Yeah. Okay? So we have to take it this seriously and in an evolving way. So it's not about simply look at what we have to do with the traditional working arrangement that we had in the past, but also to adapt those to the new arrangements. And then just simply to emphasize what Francois said, yeah, growth is the key in order to have welfare. And in the long run, growth is based only on productivity. And the main variable for increasing productivity in the long run in our societies is education. So we come back to the close the circle with that. Thank you. Quindi, ascoltando anche il governatore della Banca Centrale Spagnola, dico alle ragazze, stiamo attente a non pensare che lavorare da casa sia proprio totalmente un vantaggio, perché poi quando si ha famiglia e si continua ad accettare che il carico familiare sia tutto sulle spalle delle donne, diventa un po' complicato. No, io volevo dire una cosa soltanto su questo smart work or remote o agile, lavoro agile. Cioè è evidente che c'è un'opportunità straordinaria in più, e questa opportunità non deve però diventare un vincolo straordinario. Per cui poi alla fine non ci si incontra, non si discute più e non si trasmette anche la conoscenza dall'uno all'altro. Noi in Banca d'Italia abbiamo un accordo adesso per cui fino a 10 giorni al mese si può lavorare da casa. Però non tutti lo fanno, ma il punto importante è capire che ci sono gli altri giorni in cui bisogna lavorare insieme, in presenza. Cioè, ora io non so, è molto difficile prevedere, soprattutto prevedere il futuro. Ma, di questi tempi non mi avventurerei. No, perché prevedere già è difficile prevedere il presente. Però il punto di fondo, io non so come andrà a finire, eccetera, ma sarei molto spaventato di una società in cui si perde il contatto anche personale, umano, anche fisico, sì, l'incontro. Noi siamo stati nel Governing Council della Banca Centrale Europea a lavorare come sempre per 2 anni, però per un anno e mezzo, durante la pandemia, per un anno e mezzo ci siamo riuniti sempre in videoconferenze, non incontrandoci mai. Questo non è una buona cosa. Alla fine, se ci si incontra, si chiarisce molto. Si chiarisce anche, diciamo, non nella discussione formale, ma nell'incontro informale. E ho paura che uno dei gravi problemi che abbiamo oggi nei confronti, per esempio, delle nostre controparti di altri paesi, che sia la Cina, che sia purtroppo la Russia, è che per 2 anni c'è stato un isolamento totale, non ci si è incontrati. Ora, se ci si incontra, si stabilisce fiducia, si stabilisce anche un modo di comprendersi, che altrimenti, se si rimane davanti a un video e si dicono le proprie cose, non si fa. No, questa è una suggestione molto, molto giusta, e alla quale, dico la verità, non avevo pensato, ma è chiaro che la presenza, lo scambio, e voi siete la dimostrazione qui oggi, aiuta. Allora, prima di passare alla seconda domanda, vi chiedo una brevissima, brevissima considerazione. C'è stato un momento nella vostra esperienza come banchieri centrali in cui ritrovarsi fisicamente tutti attorno a un tavolo ha risolto una cosa che in video non si risolveva? Certo, certamente. Cioè, tanto per dire, ieri abbiamo discusso in videoconferenza, ma siamo sicuri che per attuare ciò che abbiamo discusso sarà bene vederci e discutere
faccia a faccia, ma questo è avvenuto per esempio quando abbiamo ragionato sulla nuova strategia di politica monetaria. Farla a tavolino mandandoci pezzi di carta non sarebbe riuscito. There is maybe a good example, which is the well, the ECB started in 2020 a review of its strategy, of our strategy for monetary policy, and we were discussing for 1.5 years, and in the end we ended, so meaning that we agreed, in a retreat, in a physical retreat in Germany. Denmark. And I think the fact that we were there for 2 days, physically, after many meetings that had been done virtually before, I think it was very, very helpful. E questo ci porta a parlare del tema che è stato il fil rouge di questi 3 giorni, l'educazione finanziaria. Io credo che voi siate venuti tutti qui con un'idea precisa del perché l'educazione finanziaria è una prospettiva importante per le nuove generazioni e per questi ragazzi che sono qui. Dopo aver ascoltato anche le loro domande, e comincerei a questo punto da Klaas, c'è qualcosa che possiamo aggiungere per far capire, oltre alle cose che abbiamo detto, che cosa nella loro vita può cambiare conoscendo, sapendo di più di educazione finanziaria e facendolo adesso alla loro età, anche prima magari? Well, the first thing, I guess, why financial literacy is important, that it helps you avoid making big mistakes at these life events that I think I also referred to yesterday, where you take a financial decision, where you take a decision on how you want to shape your life, marriage, buying your first house and living together with somebody, but which has huge financial ramifications, and you want to avoid that you make a serious mistake there, that you engage in commitments and liabilities that are a little bit too large, yeah, and that later on in your life will put you into trouble. Because I think financial mistakes can be truly, truly costly. Financial decisions are always about the future. So they are uncertain because nobody knows the future. And there is always a tendency for people to be myopic in the sense that people are inclined to see the bright scenarios, but you rather not think about the not so bright scenarios. And that kind of awareness, I think, if that is stimulated a little bit more, it can hopefully help you avoid some of these pitfalls and avoid taking a wrong financial decision for which you will possibly otherwise pay for many, 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 many years. And that's what we all want to avoid. It's, I think, a big driver of inequality. It's a big driver of social problems, financial problems, social problems, households that have financial concerns. You don't sleep from it at night. It provides strains in your relationship. It leads to less self-confidence, which makes you perform much less in your professional life, etc., etc. These things are all intertwined. And that's why it looks financially, it looks technocratic, but I think it has wider ramifications on how you fulfill your other roles in life as well. Governatore Visco, tenendo conto del fatto che stamattina, quando ho chiesto quanti di loro stanno pensando di iscriversi a economia all'università, moltissimi hanno alzato la mano, quindi c'è un bel effetto. Possiamo aggiungere un elemento che secondo lei, come dire, può cambiare la vita se si fa educazione finanziaria da ragazzi? Si diventa ricchi? No, non ho nessuna idea. Io, perché io ho fatto economia, non saprei. In realtà volevo forse fare fisica o letteratura. Cioè, quindi poi alla fine ho fatto economia perché mi hanno detto ma in fondo fai tante cose. Ed è vero. L'economia in realtà è nello stesso tempo matematica, statistica, storia, che è fondamentale, diritto. Quindi devi avere una visione ampia del mondo. Io credo che non bisogna essere straordinariamente innamorati di una particolare specializzazione. Anche i più grandi fisici poi sono persone a cui piace la poesia, a cui piace la musica. I grandi
classici, quelli che in qualche modo sono i più grandi esperti di letteratura antica e così via, in realtà adesso usano le tecniche informatiche per poter mettere insieme le proprie analisi. Quindi bisogna in realtà avere un approccio molto ampio, l'economia lo offre questo. Credo anche che riguardo all'educazione finanziaria, financial education is not by itself enough. È molto difficile parlare in italiano quando poi si ascolta parlare in inglese, ma insomma. But, è un vantaggio. Ma, no, for you it's very easy because you can go from English to German to Italian without problems, but we are much more limited. We can only talk in Latin, Greek, Italian. And so. Non andiamo sul latino, governatore, che poi mi mette in difficoltà. La cosa importante è l'educazione finanziaria fa parte di un'educazione più ampia. Cioè, bisogna avere una alfabetizzazione, se vogliamo, anche funzionale, che copre molto. Non si può pensare che uno è un grande esperto di finanza e non sa nient'altro. No. Quindi fa parte di quello. Però contemporaneamente dobbiamo avere alcuni principi di base della finanza ben chiari. Quando aumenta il rendimento di qualcosa, aumenta anche il rischio. Quando mettiamo tutte le nostre opportunità in un singolo prodotto, che sia finanziario, che sia una scommessa sul nostro futuro, eccetera, sbagliamo perché il rischio è molto alto. Questi due principi molte volte mancano. L'educazione finanziaria aiuta a tenerne conto. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Voi vivete in un mondo che è molto diverso dal nostro. Noi siamo stati fortunati perché non abbiamo dovuto fare tante scelte, in fondo la via era tracciata. Adesso viviamo in un mondo digitale. Il mondo digitale offre moltissime opportunità, ma è anche un mondo che ha presente molti rischi. Le crypto asset, le crypto attività. Ieri abbiamo fatto una comunicazione in Banca d'Italia per spiegare quali sono i rischi e come ci si deve comportare, rivolta sia agli intermediari, le banche, sia però al pubblico più interessato. Ora questa è Klaas, che di mestiere, oltre a fare il governatore, fa anche il presidente di una cosa che si chiama il Financial Stability Board, lo sa bene perché stiamo trattando là dentro esattamente di come comunicare quali sono i rischi che la digitalizzazione nel campo finanziario può offrire. Bisogna, l'educazione finanziaria è anche la comprensione di questi rischi, che sono rischi di truffe, rischi di cyber, di sicurezza quindi, ma anche rischi della combinazione che la digitalizzazione offre di diversi prodotti, e dobbiamo a fondo comprenderli. Per questo è molto importante avere una preparazione di base. Il mondo sarà sempre più richiedente di questo. Allora io adesso inverto la stessa domanda, però vediamola dal punto di vista di uno Stato. Perché allo Stato deve interessare portare l'educazione finanziaria nelle scuole? First, I completely agree with what Klaas and Ignazio said about the reasons, avoiding also traps, risk. We say in French arnaque, but Ignazio, come si tradurre arnaque in italiano o in inglese? Traps. Traps, okay. Trappole. And cryptos, trappole. Cryptos can be part of it sometime. Can I add only one reason? Which is participating in the democratic debate. Economic and financial topics play a strong role in political debate, and they are very difficult to understand. It's not our role to bring you the answers, but it could be our role to bring you and citizens the keys to understand the debate and have your personal position. I think this democratic challenge objective is more and more important when I look at the quality of public debates in many of our countries. Answering your question, Maria, we have a duty to be interesting in this field, which is not that easy because many of our fellow citizens, probably many of you, think that economy and still worse finance and still worse monetary policy is technical, too complex, and let us say it, extremely boring.
No, no, it is very complex. For us, it's very boring. Difficult. Ma non è, okay. Non è noiosa, però. Guardate okay. Loro come sono stati bravi. Sono tre giorni che parlano di azioni. For you, grazie all'osservatorio, but I know it with my fellow citizens, at least. This was a challenge for us. And let me give two examples how we tried to solve this. First, we opened an economy museum in Paris in a very nice building called Citeco. Everybody expected a failure. It was a success. And we tried to make it accessible while remaining serious. And second, in education, in classrooms, I remember when we first discussed with teachers, including with the education minister 5 years ago, nobody believed we could interest students. And then we came, they expected us to come with long notes, slides, technical presentation. We decided to make it completely different. We decided to make it with escape games. And we came to the minister with our escape games, we opened it. And after 5 minutes, she happened to be a female, she wanted to spend the whole hour playing with the escape game. And it's a huge success now in all classes. So we have to innovate in the format. But yes, economy can be a game while remaining serious. This is my hope. Pablo Hernandez, perché uno Stato deve capire l'importanza dell'educazione finanziaria? Yeah. So when I have to explain in Spain why the Bank of Spain is involved in financial education, first thing I do, I try to broaden the concept, okay? Because, and let me explain why. It's not only about financial education, but about economic education in general. Because, and it's absolutely clear that we want people to be financial literate in order for them to take good decisions, okay, in life. Whether they should borrow money, whether they are in a position to borrow money, whether they want to follow one way or the other in their lives, and in particular in their financial lives. But for me, there is another reason, which is a more social one, that is even more important, which is very, very much along the lines that François was emphasizing. If we want a democracy that works well, we need citizens that are able to understand and to judge what we are policymakers are doing in order for them to press us in the right direction. And this is particularly true for young people, because, I mean, probably one of the most difficult decisions for a politician is always to take long-term considerations when deciding on certain run measures. But there are many of the measures that are relevant in the discussions today, climate change, aging, labor market functioning, that if you don't take into account those long-term considerations, the decisions that will be taken by governments will be wrong. But for them to take the right decisions, we need citizens that press them in the right direction. And for this, they need to know also how the economy works, the trade-offs I was emphasizing at the very beginning. Certo, perché se no è bello e facile, no? Dire, vabbè, io voto quello perché mi ha promesso che guadagnerò... No, che mi taglino le tasse. Che mi taglino le tasse, che mi mandino in vacanza 3 mesi l'anno e che si diventi tutti alti 1,86 m, con gli occhi azzurri, i capelli biondi, eccetera, eccetera. Cioè, è vero che la tendenza a credere a chi ti vende meglio, diciamo, un sogno o l'irrealtà è molto umana e si vede spesso nelle elezioni. Allora, cominciamo con le domande. Allora, di là, vai.